Pensate che il tema della riproduzione assistita investe una coppia su 6 e le cause sono tantissime. Pensate semplicemente a quel 3 milioni di donne affette da endometriosi, che è poi una delle cause più frequenti di sterilità. Pensate che viviamo la natalità più bassa degli ultimi 10 anni e che verosimilmente nel 2050 non avremo un ricambio generazionale. Eppure la politica di ieri e la politica di oggi nega alle coppie la possibilità di accedere alle tecniche di riproduzione assistita con il Servizio Sanitario Nazionale. Ma le tecniche di riproduzione assistita sono nei LEA già dalla primavera del 2017 e non sono operativi proprio perché la stessa politica, con pretesti burocratici, la nega. L'Unione Europea è una salvezza per la sanità italiana. Le stesse direttive europee a cui l'Italia si deve comunque adeguare sono una grande difesa perché non si torni indietro con tutti quei temi sanitari in cui si rispettano i diritti civili delle persone. Il 26 maggio abbiamo un'opportunità di votare per cambiare il Parlamento europeo. Ho scelto di votare Più Europa, che è un partito liberal democratico inserito nell'ALDE, proprio perché alla base dei suoi programmi ci sono i diritti civili. La difesa dei diritti civili è fondamentale anche per la medicina della riproduzione. Io penso con Più Europa che bisogna garantire l'equità di accesso alle coppie, sia che siano siciliane, sia che siano lombarde. Penso con Più Europa che il limite economico non deve essere un ostacolo per le coppie che desiderano avere un figlio.